Per vari motivi, fine anno è sempre un po' complicato, ma ci siamo per l'ultimo consiglio dell'anno. Stasera avremo anche, beh, è un consiglio importante perché sapete, andiamo ad approvare il bilancio triennale, del prossimo triennio, quindi 2024-2026 in questo caso, e poi perché sapete, alla fine avremo anche un momento, così, che, insomma, che attendiamo sempre volentieri a fine anno, la solita premiazione del bando dei cittadini e degli studenti meritevoli che appunto ci raggiungeranno più tardi. Lascio la parola quindi alla dottoressa Boscarin per l'appello. Presente. Presente. Coppe Denis. Presente. Stramare Stefano. Presente. Ballestrin Mattia. Presente. Montagnier Dionigi. Assente giustificato, vero? Stramare Lidia aveva già mandato la Lucia. comunicazione. Lucia, scusate. Longo Diego. Assente giustificato. Ragazzi Alessandro. Presente. Compagnin Daniele. Baldotti Debora. Presente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 presenti e 4 assenti giustificati. Quindi possiamo procedere a pelo. Allora, se siete d'accordo, propongo di posticipare il primo punto all'ordine del giorno, che è l'adozione dell'aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale relativo al regolamento. Aspettiamo magari un attimo perché dovrebbero arrivare i professionisti che hanno redatto il regolamento, evidentemente hanno avuto qualche problema nel raggiungerci, quindi aspettiamo ancora un po', andiamo avanti con gli altri punti, se poi non arrivano, insomma, facciamo lo stesso. Ok, quindi se nessuno ha niente in contrario, allora passiamo al punto numero 2, sì, che è la proposta di delibera avente ad oggetto l'approvazione della convenzione con la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese come stazione unica appaltante per il triennio 2024-2026. Allora, sapete che già abbiamo lavorato con questa stazione unica quest'anno, adesso la proposta è quella di fare proprio una convenzione che quindi con un importo fisso che è di 7.000 euro all'anno possono gestirci tutte le gare e tutta una serie di servizi appunto per oltre soglia, diciamo, prevista dalla normativa. La convenzione dura appunto 3 anni e avendo anche in programma diverse opere, diversi cantieri, diversi appalti, riteniamo che sia ottimale, ecco, avere il supporto di una stazione unica che, insomma, sembra lavorare bene. Se avete dubbi, domande, altrimenti mettiamo al voto appunto la convenzione con la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese per il servizio di SUA. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Grazie. Questa non va immediatamente eseguibile. Questa è immediatamente Sì? eseguibile, sì. Ok, allora vi chiedo anche il voto per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? E astenuti nessuno. Il punto numero 3 è l'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 23-25, quindi parliamo del triennio in corso ed elenco annuale dei lavori 2023. Andiamo quindi ad approvare sostanzialmente il 2200, allora, perché questo è il programma triennale 2023-25, poi andremo ad approvare il 24-26, qui c'è una variazione, quindi
Nel primo anno abbiamo 2 milioni e 2 di opere, nel secondo anno 3 milioni e 820, nel terzo anno 1 milione e 800 mila per un totale di 7 milioni e 820 mila. L'aggiornamento serve più che altro per poter impegnare, per, diciamo, per completare gli ultimi impegni economici di questa annualità 2023. Nella fattispecie vi ricordo ristrutturazione bocciofila primo anno 550, illuminazione pubblica primo anno 780, manutenzione straordinaria del cimitero comunale 240, abbiamo approvato il progetto definitivo oggi in giunta, adeguamento sismico bocciofila 630 e basta. Queste sono le quattro somme, diciamo, di cui chiuderemo il cerchio entro dicembre. Se ci sono domande, altrimenti mettiamo in voto. Favorevoli, contrari, astenuti. Anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli all'immediata eseguibilità, contrari, astenuti, nessuno, grazie. Al punto numero 4 abbiamo una ratifica di due variazioni urgenti al bilancio di previsione del 14 e del 29 novembre, erano due piccoli prelevamenti, sì, piccole variazioni che abbiamo fatto in corso d'opera, come spesso accade, abbiamo il parere del revisore dei conti favorevole, quindi insomma tutto come al solito, abbiamo sempre di queste ratifiche. Il consiglio, non mi ricordo se vanno votate le ratifiche o solo comunicate. No, ormai votate. Sì, ok, quindi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno. Eseguibilità, la 4 no. No. Ok. Continuiamo con i punti, diciamo, di routine, se vogliamo, di fine anno, quindi che sono propedeutici anche poi al resto. Quindi, punto numero 5, abbiamo la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, solito tema di cui trattiamo ogni anno, quindi sapete che gli enti pubblici devono appunto valutare se tenere o dismettere le partecipazioni nelle società pubbliche, devono valutare se queste partecipazioni soddisfano i requisiti della legge Madia. Nel nostro caso abbiamo due società ASCO Holding in piccolissima parte, che già, diciamo, abbiamo praticamente dismesso in toto, e diciamo che la valutazione è quella di tenere sotto controllo la spesa del personale, che è uno dei vincoli di questa legge Madia, e poi e basta, questo è l'aspetto. E poi c'è Alto Trevigiano Servizi, che è la società che gestisce, come sapete, l'acquedotto, fognature per tutti i comuni, diciamo, della sinistra, anche destra Piave in realtà, dell'Alto Trevigiano appunto, e anche qui tende a tenere sotto controllo la spesa del personale, e si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso. Quindi insomma la proposta è quella di mantenere la partecipazione in queste due società, perché comunque non ci sono criticità al momento. Salve. Buonasera, salve. Buonasera. Perfetto, sì, prego, prego, abbiamo... infatti... c'è l'ascensore, ha trovato? Ha chiamato Elisa? No. No, il signore è molto gentile. Pensavo le avesse dato istruzioni, infatti ho detto qual telefono, che se per caso mi chiamano, prego, si accomodi pure. No, ci mancherebbe. Abbiamo posticipato il punto, così l'aspettiamo. E, bene, quindi mettiamo al voto la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Questa non ha... sì, la 6. Non ha l'immediata eseguibilità. No. Il prossimo punto, numero 6, è l'approvazione della convenzione tra la biblioteca di Segugino e la provincia di Treviso per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale. Anche questa l'abbiamo portata più volte, e lascio il vice sindaco Stefano Verri a darci due indicazioni.
Buonasera. Beh, fondamentalmente è quasi un atto dovuto, nel senso che sicuramente è già dal 2002 che partecipiamo a questa rete delle biblioteche trevigiane, che ha come finalità quella di mettere in rete tutte le biblioteche e soprattutto per quelle piccole come la nostra poter dare anche la possibilità di partecipare senza dover investire troppe ore o troppo tempo da parte dei bibliotecari che già arrancano nell'attività ordinaria. L'attività che porta avanti il centro servizio biblioteche fondamentalmente è quello di dare assistenza, formazione, di mantenere e aggiornare un po' il sistema delle biblioteche trevigiane in modo che ci sia anche una condivisione di cultura, di libri, di possibilità, in modo che diventi una sorta di corpus unico quello che riguarda un po' le biblioteche, i beni dei libri, eccetera, e soprattutto anche l'attività di interprestito che soprattutto in alcune occasioni torna molto utile, quindi l'interprestito tra biblioteche, perché magari non tutte le biblioteche hanno tutto e quindi questo servizio è sicuramente importante. Da parte del Comune non ci sono costi se non il dovere di partecipare attivamente e essere parte attiva della rete. Ok, grazie. Tutto chiaro? Quindi quanto dura? 5 anni. Ah, 5 anni. Bene, quindi se non ci sono domande o dubbi, mettiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Anche l'immediata eseguibilità. Un'altra votazione, quindi favorevoli all'immediata eseguibilità. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Grazie. Il prossimo punto all'ordine del giorno, intanto proseguiamo e poi riprendiamo il primo che era appunto l'adozione del piano di classificazione acustica. Procediamo col punto numero 7 che è l'approvazione dello schema di convenzione con l'associazione Proloco di Segusino per la gestione del centro ricreativo anziani. Questa è una convenzione che avevamo già fatto in passato, va durata di 3 anni, poi è decaduta in mezzo, c'è stato il Covid, c'è stato di tutto, quindi anche la struttura, diciamo sì, è stata anche ferma, tra virgolette, per un periodo, non ha potuto essere sfruttata al meglio, però già da un po' di tempo, insomma, adesso siamo tornati a poter sfruttare queste, le strutture per questo tipo, per le attività, insomma, associative di vario tipo della comunità. E se il consigliere Dennis Coppe ci vuole brevemente ricordare il contenuto della convenzione, grazie. Ma in maniera molto sintetica, la convenzione dà in carico la Proloco di gestire il centro anziani per i prossimi 3 anni, quindi le stanze principali e il parco dietro, la parte del parco confinata al parco giochi della Proloco. Come d'accordo, tutti gli utili delle varie noleggi, di corsi, di feste, manifestazioni vengono utilizzati per la manutenzione del centro, manutenzione straordinaria, ordinaria, un miglioramento del centro stesso, quindi vengono reinvestiti sul posto. Quindi... Ecco, sì, due cose importanti. Il nostro ente possiede diversi edifici, diversi immobili e non sarebbe in grado di gestirli tutti in maniera efficiente e soprattutto utile per la comunità in prima persona. Quindi sono importantissime queste convenzioni con le associazioni, in questo caso la Proloco, che era l'associazione che da logica era più adatta alla gestione di questo centro, perché anche proprietaria del terreno del parco giochi adiacente, quindi diciamo che il complesso è un po' tutto unico. E tra l'altro con i due volontari che insomma voglio ricordare, Angelo e Leo, che insomma sono i veri custodi del centro e quindi si occupano di gestire, di interfacciarsi con le persone, di manutentare tutto, quindi davvero un lavoro prezioso. E, le tariffe poi sono concordate, magari adesso questa sera non le abbiamo, ma saranno confermate come passato.
sono concordate con l'amministrazione e sappiamo che insomma, l'utilizzo è veramente di vario tipo, ci sono feste di compleanni, ci sono attività, corsi di vario tipo, quindi davvero una risorsa, un luogo importante per la comunità che così riesce ad essere gestito e mantenuto e valorizzato al meglio, tant'è che con, proprio con la precedente convenzione con, no, sono stati acquistati diversi materiali. Sì, abbiamo fatto varie attività, quindi sono state cambiate tutte le tavole, sistemate le vetrate esterne che erano rotte, sistemata la cucina perché non c'era la cucina quando siamo arrivati, c'è stato un gas, un lavandino e un forno, quindi abbiamo acquistato le attrezzature e un frigo nuovo da poco che si era rotto e le tavole, quindi abbiamo fatto un po' di lavori. Poi tra Covid e altre attività siamo fermati, come dicevi, ma adesso siamo ripartiti con i vari corsi. Esatto, quindi poi il rendiconto, diciamo, il resoconto della gestione era stato debitamente presentato appunto dall'associazione all'amministrazione con anche evidenza di quello che poi, delle spese poi che poi erano state sostenute appunto per sistemare, modernare, eccetera. Centro quindi davvero insomma una soluzione ideale per il funzionamento della struttura. Quindi altri 3 anni di convenzione, le stesse condizioni, le stesse modalità. Se non ci sono dubbi, mettiamo al voto. Allora, favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Dennis Coppe per conflitto di interessi? Persona in causa. E immediata? Sì, anche questa. Non parlerò mai questa. No? Ok, vi chiedo un'altra votazione. Favorevoli? Contrari nessuno e astenuti sempre Dani. Sempre Dani Scoppe. Benissimo. È pronto? Ecco. Tanto piacere perché non ci siamo mai incontrati personalmente. Allora, eccola qua. La tecnologia stranamente è andata subito, cosa che di solito non collabora, invece questa sera sì. Quindi riprendiamo la delibera che era il primo posto, che è la proposta di delibera appunto per l'adozione e l'aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale. Quindi la premessa è un po' quella che la legge quadro sull'inquinamento acustico prevede tra le competenze del comune la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla legge stessa e è il piano degli interventi a dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori. Abbiamo dato l'incarico appunto allo studio acusticamente di Conegliano e che ringraziamo per essere qui per darci appunto una spiegazione del nuovo piano. Grazie. Eccoci qua. Buonasera a tutti, sono Marco Caniato e sono dello studio associato acusticamente. Questa sera vi presento l'aggiornamento del piano di classificazione acustica. Il piano di classificazione acustica è un piano urbanistico, un piano che prevede la legislazione dal 1997 che il Comune aveva precedentemente ma che era diciamo datato sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista diciamo tecnologico, era in carta, non era vettorializzato. Nel contempo la provincia di Treviso ha cambiato le linee guida prima in tutto il Veneto a farlo e ha preso noi, non con il comune di Sicusino ma con un altro comune, a testa delle nuove linee guida, è stato simpatico. E, quindi tutte queste linee guida adesso sono estese a tutta la provincia di Treviso che ha cambiato un po' anche le carte in tavola dal punto di vista della legislazione regionale. Quindi siamo un po' abbastanza più avanti rispetto a pochi chilometri che ci dividono dalla provincia per esempio di Belluno che è qui vicina. Il piano di classificazione acustica divide il territorio comunale in 6 classi, nel comune di Segusino ce ne sono 5 però perché la sesta è assente perché manca fisicamente l'infrastruttura, è una zona molto estesa e completamente industriale. Quindi non, queste 6 classi hanno tutta una serie di competenze interne, sono descritte all'interno della legge
nazionale che viene recepita dalla legge regionale e dalle linee guida della provincia di Treviso. Il piano si compone, come vedete, di un po', adesso è un po' sfocato, ma non riesco a mettere più a fuoco di così, vediamo, magari, eccolo, vabbè, in qualche modo. C'è una tavola della viabilità, le vediamo in maniera veramente molto veloce, dopo ci concentriamo sul piano in sé per sé. Ci sono tre tavole di sintesi, la tavola sintesi è al 10.000, siccome il comune è veramente vasto, abbiamo dovuto dividerlo in due nella tavola di sintesi al 5.000, altrimenti non, sì, diventava ingestibile come pianta. La PCCA zonizzazione è una tavola preparatoria, che non è in vigore, serve per capire come si è arrivati al piano finale. Dopodiché c'è la relazione generale della classificazione acustica, dove è indicizzata qualunque scelta realizzata e finalizzata all'ottenimento del piano finale, e il regolamento acustico, che è l'altra delibera associata a questo piano, in delibera separata. Il regolamento acustico che diventa a tutti gli effetti un regolamento comunale per regolamentare le attività rumorose all'interno del comune, utile sia per gli uffici comunali, per gli amministratori, che quindi sanno dove andare a cercare cosa, ma dallo stesso verso anche per il cittadino, che sa dove andare a cercare cosa. Scusate, ma la presa qui sta facendo scherzi, me la tengo sul ginocchio, vediamo se sta tranquilla. Vediamo, ovviamente fermatemi quando non c'è, se c'è qualcosa che posso dire in più volentieri. Andiamo a vedere la tavola di sintesi, che abbiamo visto in buona sostanza essere questa. C'è una novità rispetto a tutta la regione Veneto, della provincia di Treviso e anche delle regioni confinanti. La provincia ha deciso di cambiare i colori delle classi, quindi rispetto al piano precedente troverete dei colori diversi. Questo è stato proprio imposto dalla provincia, non c'era molto da discutere, quindi come vedete le classi vanno dalla prima alla sesta. La prima è la più, diciamo, silenziosa, dove si può fare meno rumore, mettiamola così. La quinta, nel caso di Segusino, o la sesta, comunque sono quelle più rumorose, associate alle attività industriali e artigianali. Abbastanza evidentemente il comune è caratterizzato da classi molto tranquille, essendo a vocazione prettamente naturalistica, con diversi parchi, diverse zone protette, che di conseguenza e per legge vanno nelle classi tutelate, mentre nei centri abitati abbiamo classi un po' più elevate, classi medie, e nell'intorno delle attività industriali o artigianali che si trovano nel territorio abbiamo la definizione della classe quinta, quindi delle zone più rumorose. Le fasce che vedete attorno alla zona industriali sono fasce dettate dal fatto che evidentemente il rumore non è che, siccome cambia colore, si ferma, e quindi si dà la possibilità alle zone industriali, se hanno una sorgente sonora al confine o quello che è, di andare per decadimento, quindi di permettere comunque, esatto, sono fasce cuscinetto che permettono alle attività, insomma, di poter lavorare. Tutte le classi che vediamo in realtà contengono a loro volta due limiti divisi per due zone, divisi per due parametri, quindi ogni classe contiene sei parametri a sé stanti, che sono emissione assoluta, diurna e notturna. Il periodo diurno è dalle 6 alle 22, il periodo notturno dalle 22 alle 6, l'immissione è tutto quello che arriva in una classe, l'emissione è tutto quello che viene emesso in una particolare classe. Ci sono dei limiti che sono imposti per legislazione nazionale, che quindi non possiamo scegliere e i quali non possiamo derogare, e in più ad ogni classe è associato il limite differenziale che prevede il fatto che comunque, qualunque classe io abbia associata nella mia abitazione, nella mia zona, in dove sia, prendiamo questo edificio qui, qualunque classe io abbia, un'altra sorgente non può immettere nella mia proprietà più di
3 o 5 dB a seconda che siano diurno, notturno, finestra aperta, finestra chiusa, anche qui si aprono poi tutte le scatole. Quindi c'è un criterio assoluto, immissione e emissione assolute, e un criterio differenziale relativo al caso di specie. Ovviamente questa, ci teniamo sempre a dirlo perché gli amministratori sappiano bene di che cosa si sta parlando, è un piano che ha natura pubblicistica e quindi rende i regolamenti tra la singola persona e la comunità, non entra tra singolo e singolo, tra singolo e sindaco, singolo entra il codice civile, dove il comune non entra, quindi tra privato e privato, esatto. Quindi questa è una vocazione prettamente pubblicistica. Nella relazione generale, non ve la scorro tutta perché è sufficientemente noiosa e tecnica, ma chiunque possa voler capire cosa è successo, come si è arrivati alla definizione delle classi, trova tutte le descrizioni all'interno della relazione tecnica. Volevo arrivare alla tabella, un secondo solo, beh, insomma c'è tutta la descrizione di che cosa è stato fatto, di come vengono fatti i calcoli. Questa è la definizione delle strade, il rumore stradale, eccoci qua, questa è l'attribuzione dei colori, eccolo lì, eccoci qua. Quindi alla fine dell'attribuzione dei colori si passa alla PCA di zonizzazione, dove sono state assegnate tecnicamente le classi che poi hanno subito, diciamo, un processo di omogenizzazione, nel senso che se mi trovo una classe quinta di fianco a una classe terza, di nuovo il rumore non è che sta a guardare che c'è un cambio di colore, ci va una classe quarta in mezzo, anche imposto per legge, quindi il piano gli è stato dato, diciamo, una mano di bianco, anche se è tutto colorato. Concludo con il regolamento acustico, viene approvato con delibera separata per evitare che poi, se si cambia, si debba rifare la trafila del piano urbanistico. Nel regolamento acustico sono incluse tutte quelle che siamo riusciti a immaginarci, sorgenti sonore presenti all'interno del comune, con l'aiuto anche ovviamente degli uffici abbiamo, insomma, adattato tutto quello che poteva essere la personalizzazione del comune, e qui trovate tutta una serie di possibili casistiche, le deroghe possibili che possono essere date. Ovviamente in ognuna delle deroghe c'è sempre scritto, e comunque viene valutato dall'ufficio competente o dal sindaco, se può essere estesa la deroga o meno, perché è una deroga, è difficile farla con regolamento, la dobbiamo fare, esatto, quindi qui ci sono indicati, per esempio per i cantieri edili abbiamo indicato, d'accordo con gli uffici comunali, i periodi di funzionamento in cui la deroga è già concessa, mentre per lavorare esternamente andrà valutato di volta in volta, di caso in caso. Evidentemente se è in mezzo al nulla dove non disturba nessuno, vabbè, se sta in mezzo alle case va valutato volta per volta. Penso di aver detto tutto in 5 minuti, se c'è qualcosa che non è chiaro, volentieri. No, ho visto... Se torno un attimo indietro, i lavori, ecco, stare immobili, i lavori brevi, no, c'era sì, forse il 17, no. Ci sono i cantieri di una durata inferiore a 15 giorni. No, perché è una casistica tipica, no? No, perché ne soprattutto in estate si tagliano l'erba alle 6 No, allora, quello è un'altra cosa, queste sono sorgenti particolari, allora andiamo a vedere qui. Nell'indice che stiamo prima, perché sennò non... Lavori di breve durata, 14. Non so se è quello, perché non sono riuscita, non ho fatto no, tempo a vederlo. Non credo. Comunque c'è il caso Tosa Erba e quant'altro. Sì, c'è. O la domenica che uno deve tagliare. Esatto, i lavori di breve durata sono per i cantieri. Ah, no, giù. Ok. 14. Sì, sono per i cantieri? Sì, sono sempre per i cantieri. Comunque viene imposta un limite anche per le attività in deroga, in quanto altrimenti il rischio è quello del tribunale amministrativo che dice
principio di ragionevolezza, dai una deroga, però non possiamo distruggere certo. l'umore una persona o quant'altro. Ovviamente, essendo un regolamento che entra in vigore, se c'è qualcosa che volete cambiare, si cambia, sì, certo. sapete bene come fare. Per quanto riguarda, adesso glielo trovo, sì, un secondo. Va, vabbè, sì. Dovrebbe esserci, di solito c'è, stranamente, potrebbe anche essere che sia stato tolto. Okay. Perché poi quando si cambiano i termini mi perdo. Sì, poi gli attrezzi sono... Sì. Comunque il caso c'è, perché lo mettiamo sempre, a meno che in questo caso non sia stato tolto per... Vabbè, comunque poi sottostà agli orari... Sono sottostà agli orari. Sempre gli stessi orari, le stesse indicazioni. Esatto. Quindi... L'unica raccomandazione, se per caso c'è un regolamento di polizia municipale, magari mandatelo anche a loro, in modo tale che possano sapere cosa applicare, come. Certo. Ecco. Benissimo. Grazie. Penso di aver detto tutto. Sì. Temporanea, insomma, la velocità della luce. Nel frattempo la sala si è arrivato pubblico. Bene, allora se qualcuno ha altri dubbi da sottoporre, altrimenti procediamo anche qui con la votazione. Questo va immediatamente eseguibile? Sì. Va bene, quindi allora mettiamo ai voti l'approvazione del piano acustico e del regolamento. Favorevoli? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Vi chiedo il voto per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Allora. Grazie. Grazie ancora per essere venuto a spiegarci il tutto. Bene, numero 8 è questo. Sì, ok, benissimo. Riprendiamo quindi con l'ordine del giorno. Cerchiamo adesso di stare veloci, perché abbiamo già tutti pronti per le premiazioni. Allora, la delibera numero 8 è l'attivazione, l'approvazione del... insomma, si è appassionato, diciamo, a questa attività, e che arrivederci, grazie ancora. Arrivederci. Grazie. E che nel frattempo è diventata veramente di fondamentale importanza e di inestimabile valore, direi. Abbiamo voluto regolamentare un po' le varie casistiche, giusto per saper rispondere alle richieste, che sono sempre maggiori. Lascio dare ulteriori spiegazioni al vice sindaco Stefano Verri. Sì, come anticipava il sindaco, fondamentalmente nasce quasi casualmente, data la disponibilità di un mezzo, di un volontario, la possibilità di aiutare quelle situazioni che per motivi familiari, economici o di qualsiasi natura non potevano accedere magari anche a servizi primari come quelli di cura, eccetera, si è pensato di avviare in maniera formale un servizio di trasporto sociale regolamentato che potesse venire incontro in qualche modo ai bisogni delle persone più fragili, quindi non è un servizio di trasporto aperto al pubblico che magari vuole evitarsi di andare in macchina in centro a Treviso, però è più per le situazioni appunto di necessità primaria. L'intento è quello di partire quindi dal 1 di gennaio e di individuare anticipatamente quali possono essere le categorie di persone che richiedono le modalità di accesso al servizio. I destinatari, infatti, per cui avevamo pensato a questo tipo di servizio sono o minori in particolari situazioni sociali, o adulti o anziani con disabilità e con un'assenza in qualche modo in una rete familiare o sociale che possa venire incontro a queste esigenze, e che non abbiano possibilità di trovare alternative a questo trasporto. Poi chiaramente ci sono quelle situazioni limite che non sono prevedibili da un regolamento generale, e quindi il filtro verrà fatto sempre in qualche modo dal servizio sociale del comune, e quindi la modalità di accesso identificata era quella. Io mi permetto di ringraziare chi si offre come volontario. Noi avevamo pensato di istituire in realtà un elenco di volontari ancora all'inizio del nostro primo mandato, poi non è mai partito in qualche modo
in maniera stabile, poi con l'arrivo di alcune persone volonterose mi ha detto dai, questa è la volta buona, siamo partiti, e da questo poi è partita tutta una un'ideazione di proposte e questa è una di quelle. Sì, devo dire che è un servizio, insomma, che anche comuni anche ben più grossi, insomma, ci possono, non dico invidiare, ma fanno fatica a tenere, quindi questo è un bel risultato. Mettiamo il voto, quindi se non ci sono dubbi, è un servizio che già conoscete, immediata eseguibilità. Ma intanto votiamo i favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno. Io non ce l'ho come indicazione. No, secondo me. Però è da controllare il fine testo delibera. Controlliamo. No, questo è il regolamento. Ok, non serve l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli all'unanimità. Aspetta che mi sono persa. Siamo alla 9. Sì, ce l'ho qua. Bene. Il punto numero 9, l'approvazione, è un'altra delle delibere propedeutiche, diciamo un po', cioè, diciamo, di prassi di fine anno, ecco, quindi l'approvazione del piano delle alienazioni immobiliari e acquisizioni, quindi, che dire, niente di nuovo, è uguale, si ripropone esattamente quello quanto già proposto e approvato da questo Consiglio la volta scorsa, diciamo, quindi nulla di diverso. Se ci sono dubbi, diciamo nulla di diverso su quanto è alienabile e quanto invece l'ente intende acquisire, ad esempio il terreno da adibire a parcheggio a Migliese, piuttosto che tra le alienazioni avevamo un bosco e un bosco a Migliese e un terreno a Collonc. Se ci sono dubbi, se no mettiamo al voto, favorevoli. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediato. Rendiamo immediatamente eseguibile, favorevoli all'unanimità. Grazie. Punto numero 10, sempre propedeutico al bilancio, è l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici. Questa volta 2024-2026, prima abbiamo appunto, siamo intervenuti con una modifica al piano del 2023-2025, per variare l'importo sostanzialmente dei lavori previsti per la riqualifica del cimitero. Adesso andiamo invece ad approvare il triennio 2024-2026. Sapete che per il triennio, in questa fase, nel primo anno, si stanziano solo le somme già coperte, quindi i lavori di cui si dispone già le finanze. Quindi abbiamo 1 milione nel 2024, 3.070.000 nel 2025, 2.180.000 nel 2026, per un totale di 6.250.000. Il milione del 2024, sapete, è l'importo che abbiamo, ci siamo aggiudicati con il bando per la ristrutturazione dell'ex bocciofila comunale. Mentre nel secondo anno abbiamo i soliti lavori che abbiamo, insomma, da programma, e il terzo anno anche. È chiaro che poi per il primo anno, man mano che altre opere verranno finanziate, si provvederà a fare le variazioni del piano come sempre fatto. Quindi partiamo con questo intervento e poi andremo a adeguare. Mettiamo il voto, se non ci sono interventi, favorevoli. Contrari nessuno, astenuti nessuno, rendiamo immediatamente eseguibile, favorevoli all'unanimità, grazie. Tra le delibere, e siamo verso la fine, tra le delibere propedeutiche al bilancio c'è la solita conferma delle aliquote IMU per l'anno 2024, sapete che non siamo mai andati in tutti questi anni ad intervenire sulle aliquote, su nessuna tassazione in realtà. Quindi proponiamo la conferma sempre delle stesse aliquote, che vuol dire chiaramente lo 0,5 per le abitazioni principali, ma di lusso. Le abitazioni principali, diciamo, non di lusso, sono già esenti. 0,86 fabbricati D, gli industriali. Terreni agricoli esenti, fabbricati rurali
0,1, aree fabbricabili 0,86%. E qui insomma è solo una conferma di quanto già in vigore da anni in questo comune. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Basta così. Niente immediata eseguibilità. A seguire a ruota si va a confermare l'aliquota per l'annualità 2024 dell'IRPEF. Anche qui non siamo mai intervenuti in questi anni, abbiamo sempre confermato quanto era già in vigore. L'aliquota 1 dello 0,8%, la proposta appunto anche quest'anno è quella di confermare e mantenere questa aliquota. Mi ricordo che l'aliquota IRPEF è uno, a differenza dell'IMU che in realtà ben poco resta al comune, l'IRPEF è diciamo uno dei principali introiti di spesa corrente con cui si finanzia l'ente, con cui l'ente si può finanziare appunto le spese correnti, e ammonta diciamo ad una cifra che varia dai 217.000 negli ultimi sei anni, l'anno più basso, ai 250.000 l'anno scorso, 251 nel 2022. Quindi si attesta insomma attorno a questa cifra. Cioè, non ci sono obiezioni, quindi confermiamo sempre la stessa aliquota del 0,8%. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? La delibera numero 13 è sempre propedeutica al bilancio, a cui stiamo arrivando, arriveremo al prossimo punto, che è la nota di aggiornamento del DUP, che sapete è sempre, insomma, il DUP ormai lo sappiamo, lo conosciamo a menadito, è lo strumento di programmazione dell'ente, quindi dell'amministrazione più che altro, quindi il documento che contiene tutto quello che l'ente insomma intende portare avanti, non solo in termini di opere, ma insomma in tutti i settori, in tutti gli uffici. Se non avete dubbi qua, mettiamo al voto anche l'aggiornamento del DUP. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Grazie. Arriviamo alla delibera numero 14, che è l'ultima, diciamo, prima del momento tanto atteso, che è la proposta di, o meglio, l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024, per il triennio 2024-2026. Qui lascio molto volentieri la parola al ragioniere Franceschin, che viene sempre molto gentilmente a spiegarci i contenuti del bilancio. Grazie. Bene, il bilancio di previsione ricomprende le previsioni di competenza e di cassa. Le previsioni di competenza sono le previsioni di tutte le entrate e tutte le uscite che si prevedono di accertare e di impegnare, mentre il bilancio di cassa riguarda gli effettivi introiti da riscossione e i pagamenti effettivi. Per quanto riguarda la cassa, ho controllato stamattina e alla data odierna abbiamo una cassa di 6.057.251,63. Quindi al momento, per quanto riguarda il bilancio di cassa, non abbiamo problemi di liquidità. Ecco, per quanto invece riguarda la competenza, le previsioni riguardano la competenza riferita alle annualità 2024, 2025 e 2026. Quindi è un bilancio triennale, è un bilancio autorizzatorio, cioè non si possono superare le previsioni di entrata e di spesa che vengono inserite nel bilancio. Gli equilibri di bilancio sono garantiti con il pareggio finanziario. Abbiamo un equilibrio generale per il 2024, il pareggio viene garantito con entrate e uscite per 3.662.624,58 euro, nel 2025 per 6.416.142,95 euro e nel 2026 per 4.392.962,69 euro. All'interno dell'equilibrio generale abbiamo due diversi equilibri contabili da rispettare. Un equilibrio
di parte corrente e un equilibrio di parte in conto capitale. Parte corrente sono tutte quelle spese di entrate di funzionamento che servono per la gestione ordinaria del comune, quindi qui sono inseriti stipendi, indennità, imposte, tasse, spese per l'acquisto di beni, di servizi, trasferimenti, interessi passivi, così. Mentre per quanto riguarda il bilancio in conto capitale sono le cosiddette spese da investimento che vanno a modificare lo stato patrimoniale dell'ente. Per quanto riguarda gli equilibri di parte corrente, la parte corrente abbiamo come entrata, la prima voce sono le entrate a tributi, tributarie, e quindi si prevede di introitare 889.079,55 euro. Di queste 888.000 abbiamo una previsione di IMU per 412.000 euro, che è comprensiva degli introiti ordinari e dei ruoli coattivi riferiti ad accertamenti per violazioni. L'addizionale comunale, come diceva prima il sindaco, è stimata sui 250.000 euro. Abbiamo poi altre piccole piccoli tributi, quali l'imposta di soggiorno e il canone unico patrimoniale, che è il canone di occupazione solo pubblico e della pubblicità. Vediamo poi all'interno di queste entrate di parte corrente, poi abbiamo il titolo secondo dell'entrata che riguardano i trasferimenti dello Stato e i trasferimenti della Regione, della Provincia e degli altri enti pubblici. Qui il complessivo è di 87.037,47 euro. Il grosso quest'anno è un contributo che ci ha comunicato il Consorzio Bimpiave, con 40.000 euro destinato alla spesa corrente. Abbiamo poi anche inoltre dei trasferimenti compensativi dello Stato, che è il Fondo di Solidarietà Comunale per 216.000 euro. Questo qui è derivante in parte da prelievi alla fonte da parte dello Stato degli incassi IMU. Quale voce di entrata? Abbiamo le entrate extratributarie, che sono 616.007,56. Qui sono inseriti tutti i servizi a carattere produttivo e i servizi a domanda individuale. Per fare un esempio, abbiamo le entrate da mensa scolastica, che la previsione è di 84.678,22, a fronte di spese che andremo a sostenere per il servizio di 123.997,77. Quindi nel caso di specie abbiamo un indice di copertura dei costi del 68,29%. Altre entrate extratributarie, diciamo, elenco quelle di maggiore importanza, contributi da impianti fotovoltaici contro energia per 49.260,02, proventi del centro estivo giovanile 16.113, i fitti reali diversi su stabili di proprietà e per l'uso di locali per 39.858,85, sovracanoni per concessioni di grandi derivazioni d'acqua di produzione di forza motrici 16.000 euro. Il grosso poi delle entrate extratributarie è il dividendo della società partecipata a Scoppiave. La previsione è di 311.463,82, il dato è stato calcolato in base alle indicazioni del piano industriale 2022-2026,
che a pagina 69 prevede un incremento del dividendo di un centesimo di euro per ogni anno fino al 2026, quindi l'anno scorso abbiamo preso 0,13 euro per azioni, quest'anno prevediamo 0,14 euro per azione. Tutte queste entrate, quindi questo 1.580.000 euro, sono destinate alla spesa corrente. La spesa corrente, l'amministrazione comunale qui ha disposto in pratica di spalmarla su questi servizi di carattere istituzionale. Quindi abbiamo circa il 50% della spesa va a coprire i servizi istituzionali, generali e di gestione, che ricomprendono tutte le spese per il funzionamento dell'ente, del municipio, quindi quali gli oneri per gli amministratori, per i servizi di segreteria, di contabilità, di tributi, di patrimonio, di gestione dell'ufficio tecnico, dei servizi demografici ed elettorale. E poi un 3%, quindi sono 736.529 la spesa che è destinata a questi servizi, 51.670, il 3% della spesa complessiva, viene destinata al servizio di ordine pubblico, sicurezza, quindi polizia locale, per l'istruzione e il diritto allo studio, quindi tutto quello che riguarda l'aspetto scolastico, abbiamo un 13% della spesa destinata, sono 190.348,40 euro. Per la valorizzazione dei beni culturali, la biblioteca e quant'altro, 28.700, un 2%, per le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero, 37.345,52, un 2%, per il turismo 15.000 euro, un 1%, per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, un 1%, 12.936. Per la sistemazione delle strade e l'illuminazione pubblica 208.940,32, un 14%, per i servizi sociali e la famiglia 205.386,94, un 14%, poi piccole somme per un 1% per fondi e accantonamanti. Per quanto riguarda invece l'aspetto delle spese per centri di costo, abbiamo che la spesa viene così definita: un 32% va a sostegno delle spese per i redditi per lavoro dipendente. Quindi la spesa del personale nel 2024, secondo le previsioni, si assesterà sui 480.596,43, che in pratica sono gli stipendi, la produttività, l'indennità, gli oneri riflessi, più 34.873,13 per IRAP. Noi e i comuni, sapete, hanno dei vincoli, dei limiti sulla spesa del personale. Noi quest'anno, in base ai rapporti del decreto ministeriale 17 marzo 2020, possiamo raggiungere una cifra di 559.018,19. Questa cifra viene calcolata dal rapporto degli ultimi tre anni delle entrate corrente fratto la spesa del personale dell'ultimo anno, quindi abbiamo ancora margini assunzionali. Quindi rientriamo pienamente nei parametri. La dotazione organica prevista nel bilancio di previsione comprende 8 dipendenti a tempo pieno e 4 dipendenti part time, un segretario comunale con reggenza a scavalco. Poi un 3% della spesa viene destinata a imposte e tasse, quindi sono 47.616,79. Per l'acquisto di beni e servizi prevediamo una spesa di 829.595,05.
L'acquisto di beni sono 47.440, quindi beni comuni, cancelleria, stampati, carburanti, materiali per manutenzioni ordinarie e varie. Per invece prestazioni di servizi abbiamo le voci più rilevanti, sono il centro elettronico con 50.238 euro, poi 62.254,72 per lavori di manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e beni del patrimonio disponibile e indisponibile dell'ente, per 27.585 per indennità agli amministratori comunali, 13.500 per la gestione esternalizzata della biblioteca, per utenze spendiamo 200.000, poco più di 200.000 euro, di cui elettriche 48.300, per illuminazione pubblica 60.000, telefoniche 14.008 e fornitura calore 77.100. Per prestazioni professionali, vertenze legali, consulenze, studi, progettazione 9.903,60, compensi al concessionario alla riscossione 7.000 euro. Poi abbiamo per servizi esternalizzati 233.783 euro, di cui 117.989 per l'appalto della mensa scolastica e 51.765 per l'appalto delle politiche giovanili e di comunità e per l'assistenza domiciliare 15.992,34. Poi abbiamo la voce, un 9% della spesa viene destinata ai trasferimenti correnti, quindi noi trasferiamo soldi alle ASL 47.500, all'Unione Montana Feltrina per i servizi associati 10.500, alle centrali uniche di committenza che ci fanno gli appalti 8.450, alle associazioni locali 44.661 euro. Ai privati per disagio sociale e per l'istruzione scolastica 10.600. Poi abbiamo un 4% della spesa destinata al pagamento degli interessi passivi sui mutui, che ricordo sono 63.347,19 nel 2024, 59.764,40 nel 2025 e 56.015,07 nel 2026. Altre voci minori, poste correttive delle entrate 6.600 per sgravi su tributi e poi fondi di riserva e accantonamenti per 20.373,80, versamenti IVA per gestioni commerciali 13.640, premi assicurativi e franchigie 24.200 euro. Per quanto riguarda il bilancio in conto capitale, il sindaco ha già accennato, questo bilancio prevede di fatto 1 milione di euro per i lavori della bocciofila, a cui ci abbiamo aggiunto altri 500.000 nel 2023, per cui recentemente abbiamo approvato un progetto esecutivo da 1,5 milioni su questi lavori. Poi gli altri lavori andremo a gestirli con l'avanzo di amministrazione, con l'approvazione del rendiconto 2023 di prossima approvazione. Un ultimo accenno faccio al discorso dei rimborsi dei prestiti, dei mutui, quindi al fine anno avremo un residuo debito da mutui di 1.387.226,22, nel 2024 andremo a pagare una quota capitale di 77.160 euro e nel 2025 80.743 e 2026 84.492, per cui al 31/12/2026, la fine di questo bilancio di previsione, quindi porteremo il debito residuo a 1.144.829,56. Qui ho finito la mia esposizione, per chi volesse approfondire sul sito i prossimi giorni, il sito istituzionale,
alla sezione amministrazione trasparente bilanci pubblicherò tutti i dati contabili e gli allegati obbligatori. Grazie. In merito al debito residuo dei mutui, eravamo partiti 6 anni fa da... Abbiamo fatto anche una rinegoziazione nel 2018, per cui lì adesso non mi ricordo, però di fatto erano, diversi milioni. Diversi milioni, sì. Sì, sì, perché abbiamo comunque abbattuto fortemente con un rimborso anticipato dei mutui con la sua amministrazione, certo, nel 2018-19. Bene, grazie. Io mi sento di, vabbè, come ogni anno, insomma, di dire che siamo sempre, il bilancio è sempre una cosa che ci dà soddisfazione, almeno a me personalmente, quindi sì, penso che per un comune così sia insomma, un bel traguardo riuscire ad avere sempre la sicurezza, diciamo, no? Di poter mandare avanti la gestione ordinaria e straordinaria senza... vincoli o senza troppe pressioni, ecco, che purtroppo invece attanagliano tanti altri comuni anche a noi vicini, e questo è un bel risultato. Questo è un risultato anche del lavoro, che voglio ringraziare insomma qui il ragioniere Franceschini, perché ci mette sempre veramente non tutto di più per portare avanti il lavoro e per rispettare le scadenze, e soprattutto anche perché ultimamente insomma ha avuto anche tutta una serie di attività straordinaria da cui non si è tirato indietro, quindi ci tengo insomma a ringraziarlo, visto che avete anche ascoltato un po' di bilancio anche voi, che male non fa, visto che sono sempre soldi di tutti. Ecco, poi è chiaro che per capire tutti i concetti bisogna mettersi un attimo di impegno, però insomma sappiate che i vostri soldi sono gestiti secondo me bene, insomma, ma non tanto da me, ma insomma anche da chi se ne occupa quotidianamente. Bene, grazie. Allora, se non ci sono... No, sì, dicevo, se non ci sono domande, no, certo, se non ci sono dubbi o domande, mettiamo al voto il bilancio di previsione 2024-2026. Favorevoli tutti, astenuti nessuno, contrari nessuno, non serve l'immediata esigibilità. Grazie ancora a Ferruccio e ci vediamo domani. Buona serata. E con questa allora chiudiamo la parte del consiglio, diciamo, a votazione, e cominciamo con la parte di cerimonia delle premiazioni. Intanto benvenuti a tutti, facciamo entrare anche chi è fuori. Possiamo anche aprire le porte, sì. Ma rispostando sono anche un par brutta. E in realtà vorrei anche ringraziare la dottoressa Boscarin, perché è stata con noi e ci ha traghettato in un anno molto turbolento e complicato, e davvero grazie per la disponibilità e per insomma tutto quello che hai fatto per noi. Grazie mille. Grazie a te. Io posso anche lasciarti. Sì, certo. Allora, la Lidia ci presenterà i premiati. Io e Stefano consegneremo i premi. Arrivederci a tutti e auguri di buone feste. Arrivederci. Siete bisogno di parlare con me. Ok. Allora io lascio anche la parola a Lidia. No, ci sono. Abbiamo sempre, ormai da tradizione, abbiamo, vabbè, a parte le categorie diciamo che hanno partecipato al bando, quindi gli studenti, dei meriti culturali, meriti sportivi, eccetera, poi abbiamo sempre, ormai abbiamo il piacere di premiare qualche attività storica, insomma, che abbia magari festeggiato qualche traguardo, raggiunto qualche traguardo importante, perché insomma sappiamo che è sempre più difficile anche nei nostri comuni, quindi a maggior ragione vogliamo, ecco, dare un riconoscimento a chi tiene duro e porta avanti
le attività di vicinato che insomma portano un po' di vita e un po' di servizio anche alla comunità intera. Buonasera a tutti, intanto benvenuti. Allora, iniziamo dalla scuola secondaria di primo grado. E Minute Gabriele si è diplomato con un bel 10 alla scuola media e riceverà un premio di 100 euro, una pergamena a ricordo. Complimenti. Proseguiamo con Mello Medlin, anche lei ha avuto un ottimo risultato scolastico alla scuola secondaria di primo grado con un meritatissimo 10 lode. Esatto, doppia pergamena per Medlin perché si è aggiudicata anche un ottimo risultato dal punto di vista sportivo. Il suo sport è il pattinaggio sul ghiaccio e ha ottenuto ottimi risultati. Complimenti. Proseguiamo con Buratto Chiara. Ha avuto un diploma al Liceo Verdi, l'indirizzo linguistico, la maturità, 93 su 100, bravissima. Proseguiamo con a premiare le candidate alla laurea triennale, per il premio per la laurea triennale. Franceschina Elisa si è laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università di Padova. Ha ottenuto un ottimo risultato di 106 su 110 con una tesi intitolata Metodi di detossificazione di mosti e di vini, che ha analizzato insomma questi vari approcci, se non erro. Bravissima. È il turno di Sara Minute, con una laurea in scienze dell'educazione, un bellissimo 110 con lode. E avremo una nuova educatrice in paese, ha toccato un tema caldissimo nella sua tesi in quanto ha trattato la prevenzione alla violenza di genere con un particolare approccio dei percorsi alla scuola primaria preventivi, quindi ci auguriamo che possa essere applicato anche qua. Grazie. Infine per le lauree abbiamo Giulia Furlan, che ha conseguito la laurea in un corso di Fashion Marketing e Communication a Milano, l'Istituto IED, 100 su 110, e si è aggiudicata una tesi nell'ambito cosmetico. Ha creato, concept, design e visual communication di un prodotto cosmetico, un solare. Complimenti! Direi tra i più svariati temi, bene. Sì. Proseguiamo con i meriti sportivi, quindi oltre a Medlin che abbiamo chiamato prima, Berra Domenico ha vinto dei campionati provinciali insieme alla sua squadra di ciclismo. Thank you.
il settore invece artistico e culturale, abbiamo aggiunto una domanda per Cabrel Valentino, che si è silenziosamente sempre reso attivo nell'associazione del Presepio, che è un po' un fiore all'occhiello per il nostro paese. E quindi grazie Valentino per il tuo contributo. Fondatore proprio di questa associazione. Complimenti, grazie. Adesso un riconoscimento anche questo particolarmente soddisfacente per Stramare Giustino, fondatore dell'associazione Avis, che è tuttora attiva nel nostro comune grazie a lei, che è diventato presidente ancora nel 72, se non sbaglio. Quindi un ottimo risultato, complimenti. Al di là dell'Avis, anche tante altre associazioni ha contribuito in ambito presepio, parrocchiale, quindi... Un piacere. Dall'anno scorso abbiamo deciso di aggiungere a questa serata anche dei riconoscimenti alle attività commerciali che hanno garantito servizio per molti anni al nostro paese. E iniziamo dal ringraziare Bazar Verri, in particolare nella figura di Antonietta, che ha aperto 62 anni fa un'attività. Grazie mille. Continua l'impegno anche nelle generazioni. Grazie Federica. Sì. Sì. Senz'altro. Grazie. Grazie. Bene, parlando di generazioni, anche Ottica Cabrel ha festeggiato un bel traguardo. Sì. La Lucia? Lucia? La Lucia? Siamo terzi.
Infine anche mini bar di Roberto, ma probabilmente insomma consegneremo in maniera diretta il premio. Magari qua. Anche il... Allora. Oh. Bene, sì. Consegneremo. Sì. Va bene. Vi invitiamo un attimino a fermarvi per un momento conviviale, un brindisi insieme. Auguri di Natale.